dato è costituito dal totale degli ordini clienti analizzati per data documento. Nella dashboard vengono evidenziati valore, quantità e margine dell'impegnato e lo scostamento di ciascuno di essi rispetto all'anno precedente e al budget dell'anno corrente. Il margine è quello teorico, basato sulla percentuale di ricarico definita su gruppi e sottogruppi merceologici nel gestionale. È possibile andare nei dettagli dell'impegnato per ciascuna dimensione. Negli articoli viene mostrato lo scostamento rispetto all'anno precedente, l'avanzamento rispetto al budget, un grafico che evidenzia le migliori performance rispetto all'anno precedente budget, la ripartizione del totale fra i vari elementi. È possibile, inoltre, switchare fra valore, quantità e margine dell'impegnato, cambiare livello di dettaglio, applicare filtri e selezioni. La dimensione clienti è analoga a quella degli articoli. Sono presenti analisi aggiuntive relative ai clienti nuovi e ai clienti inattivi. Le altre dimensioni principali sono gli agenti, le zone commerciali, e le località. Alla voce Altri sono presenti altre dimensioni minori, liberamente definibili nei parametri. L'inevaso, cioè la parte inevasa degli ordini, viene analizzato per data evasione prevista. La dashboard ne evidenzia il valore, la quantità e il margine per mese di evasione, con dettaglio per gruppo merceologico. Nella sezione inevaso degli articoli viene fornito uno scadenzario di evasioni in base alla data evasione prevista. Questo vale anche per ciascuna delle altre dimensioni. L'evaso, ovvero la parte già evasa degli ordini, viene analizzato per data evasione effettiva. La dashboard ce ne mostra valore, quantità, margine e gli scostamenti rispetto all'anno precedente. Vengono indicati anche il tempo e ritardo medi di evasione. Nella sezione evaso è possibile analizzare il valore dell'evaso con tempi e ritardi di consegna confrontandoli con l'anno precedente. Analogamente all'inevaso, viene fornito per tutte le dimensioni previste uno scadenzario delle consegne effettuate per data evasione effettiva. L'analisi dei prezzi degli ordini clienti ci fornisce per ogni elemento il prezzo medio, quello minimo e quello massimo applicati. Il loro confronto con l'anno precedente indica per quali elementi il prezzo è mediamente aumentato e per quali è diminuito. Questo grafico mostra l'andamento dell'impegnato in funzione delle variazioni dei prezzi, evidenziando ad esempio gli articoli che hanno subito un aumento delle vendite nonostante i prezzi mediamente più elevati. L'analisi dei prezzi è disponibile anche sulle altre dimensioni.
Il ciclo attivo include anche l'analisi del fatturato. Questa utilizza un suo budget e consente di scegliere se gestire margine teorico o margine puntuale, più preciso per chi gestisce gli acquisti. Le funzioni del fatturato sono del tutto analoghe a quelle dell'impegnato, a partire dalla dashboard e la navigazione delle varie dimensioni. All'analisi dei prezzi, fino alle sezioni comuni agli altri ambienti, come dettagli, relazioni, mappe, report e filtri.